RCM 104, la tua radio, la tua musica, la tua vita. Buon ascolto. Cominciato la nostra registrazione video, perché il programma naturalmente non andrà soltanto per il social, diciamo così, i nostri due canali sociali, ma andrà anche effettivamente in settimana, durante la settimana andrà anche su il nostro canale social di Facebook, e dovremmo avere già in linea il nostro primo ospite della giornata, Manuela degli Emoji of Soul. Vediamo un po' se c'è. Pronto Manuela? Pronto, eccomi. Eccola lì, buongiorno. Ciao Manuela, benvenuta naturalmente. Ciao, ciao. Come stai? Grazie. Tutto Come bene. Va? Tutto bene? Sì, sì. Noi ci risentiamo per la seconda volta ed è anche un grande piacere poterci risentire. Sì, anche per me, grazie. Io tra l'altro non ti nego che il vostro singolo l'ho già anche, insomma, bello che strapazzato. Perché? Perché in settimana noi l'abbiamo passato spesso nel nostro canale, di sia nel nostro stream audio channel che nella nostra web TV. Io te lo grazie, dico. Grazie, siamo contenti. Mi nascondo nei desideri. È un bel brano. Allora, Manuela, andiamo subito a noi, andiamo subito al dunque. Da quanto tempo suonate insieme voi come Emoji of Soul? Quanto tempo è che... Allora, come Emoji of Soul diciamo che ormai sono soltanto 2 o 3 anni, però in realtà io e Stefano suoniamo da tantissimo tempo insieme, ormai è dal tanto. 2010. E quanti? Sì, dal 2010, quindi ormai però. Sono 12 anni, credo, 13, non lo so, 12. Però. E quanto avete già inciso in termini di incisione? Quanto avete già dato? Al momento soltanto queste EP, sì, ma stiamo già lavorando a qualcosa di più grande. Eccola là che me l'ha bruciata. Sì, vorremmo fare proprio un CD, esatto. Eccola che me l'ha bruciata la domanda, però. Eccola che me l'ha già bruciata la domanda. Mi piace. No, vabbè, ci mancherebbe. Ah, vabbè, tanto cosa, poi te la rifaccio, ma problema. No, vabbè, abbiamo esplicato e spiegato da quanto tempo ormai sono andati insieme, quindi insomma, un bel pezzo, eh. Sì, ci conosciamo da tanto, poi siamo cresciuti insieme in realtà anche a livello musicale, proprio perché abbiamo iniziato con un gruppo dove addirittura facevamo hard rock e poi ci siamo distaccati e abbiamo cominciato a suonare soprattutto in acustico, pezzi per la maggior parte blues, pop, sì, siamo cresciuti proprio anche a livello musicale, poi abbiamo sentito la necessità di fare del nostro. Questo è un altro bel passo, perché comunque la domanda successiva, quella io ti avevo già fatto la prima, sarebbe stata influenze musicali, quindi io penso che abbiamo in parte anche già risposto. Sì, in realtà sì, ascoltiamo pop, blues, soprattutto per quanto mi riguarda della musica abbastanza vecchia, invece Stefano è un po' più sul nuovo, sì. Diciamo, però sì, bene o male abbiamo diversi tipi di influenze. L'ispirazione bene o male è questa, però. Sì, esatto. Senti, band singoli abbiamo già detto, avete all'attivo questo EP
che è uscito, non credo da moltissimo, no Manuela? No, è uscito a giugno. Ecco, infatti, quindi non è tantissimo sì. Che è fuori. Questo EP di 4 brani, tra il quale c'è anche il singolo che noi abbiamo già, diciamo, strapazzato per bene e si intitola naturalmente questo EP, scusa? L'EP si intitola Major Soul, il nome è omonimo, sì esatto. Nome omonimo della band. Sì. Che ecco, anche questo è un oggetto di una nostra domanda. Da dove arriva questo nome singolare, tra l'altro? Allora, volevamo accostare proprio sia in termini di influenze che di immagini questa cosa che a noi piace, nel senso il vecchio e il nuovo, e quindi perciò abbiamo scelto le emoji, che sono quelle faccine che utilizziamo per comunicare soprattutto sui social ormai, sì. E soul perché è uno stile musicale che comunque ci appartiene, ma diciamo che è più datato, e quindi volevamo acquistare questo tipo di immagini, quindi vecchio e nuovo, e per creare poi un'immagine mentale che desse anche un senso a quello che si ascolta nell'EP. Senti, che cosa ci vuoi far ascoltare di questo EP come primo brano? Visto che l'ho strapazzato tanto e mi diverto ancora, mi nascondo nei desideri. È un bel singolo, ragazzi, un bel singolo. Grazie mille. Io ve lo voglio far ascoltare. Sì, no, ma io come l'ho visto fuori da nella vetrina del nostro Massimiliano, ho detto quel brano, vado subito a beccarlo, perché io comunque mi ricordavo del brano precedente che tra l'altro avevamo anche presentato qui da noi, quindi sì. Mi ricordavo molto bene e poi la Manuela è brava, una bella voce, a parte che ragazzi, si presenta anche bene, e che non è una cosa da poco, e comunque si presenta anche bene perché ha una gran bella voce. Andiamo a ascoltarci questo Mi nascondo nei desideri con noi questo pomeriggio a due chiacchiere con artisti di musica emergente e non solo. Emoji of Soul, eccola qua, buon ascolto.
canzone. Bel brano, un bellissimo brano, Mi nascondo nei desideri, tra l'altro un brano che da qualche giorno gira anche da noi su RCM 104 Radio Web, e tra l'altro gira proprio nel nostro programma Hit Parade, la new Hit Parade, dei brani del momento, e questi Emoji of Soul ormai sono protagonisti di questo spazio orario ormai da qualche giorno. Emoji of Soul che naturalmente abbiamo con noi nella persona di, insomma, la voce, la leader, vocal leader di questo gruppo, che la sentite che sorride, eccola là che sì, sorride. Esatto. Vocal leader. Complimenti, eccomi. Complimenti, Manu, grazie. Complimenti. Grazie mille. Allora, Emoji of Soul, tra l'altro anche il titolo omonimo a questo EP che è di nuova fattura, uscita poi quest'estate, quindi abbiamo già qualche mese che è fuori questo EP. La mia domanda in questo caso è, tirando un bilancio di questi mesi, cosa ne deduci, Manuela? Contenta, soddisfatta, si poteva fare qualcosa di più, meglio? Boh. No, in realtà sono molto soddisfatta, soprattutto perché era proprio il primo trampolino di prova per quanto ci riguardava, pezzi costruiti da noi, quindi è stato importante vedere proprio con l'orecchio degli altri come fosse a pelle, a sensazioni, quindi devo dire che siamo molto soddisfatti. Poi abbiamo avuto anche delle belle recensioni, siamo stati accorti molto vedere. Bene. Vorrei anche ben vedere, voglio dire. Il pezzo l'avete sentito, è vero, però. Sì, dai, no. Ma anche perché che recensioni negative vogliamo dare a un brano del genere come quello che abbiamo proprio poco fa sentito? E ragazzi, questo si tratta, ce ne fosse di gente che compone musica così, ma ce ne fosse grazie di più mille. Ce ne fosse di più, altro che Manuela. Senti, facciamo una cosa. Allora, visto che comunque questo gruppo Emoji of Soul ormai che noi conosciamo da qualche tempo, quanti elementi siete nella band? 18, 19, quanti siete? No, al momento solo due, il resto è tutto arte computerizzata per il momento. Vabbè, sì. Canale 1, canale 2, Manuela. No, presenta anche l'altro elemento. Sì, l'altro si chiama Stefano Volini, lui suona la chitarra e poi compone tutti gli arrangiamenti. In generale, io mi occupo della voce e lui di tutto il resto. Salutiamo anche Stefano, quindi. Sì, certo. E poi naturalmente una grossa mano ci è stata data da Michele Guberti con la produzione, che ci ha proprio aiutato a far uscire tutto questo potenziale comunicativo sonoro che si impone proprio con tutti questi bassi bellissimi. E poi davvero, Massimiliano Mambertini ci ha aiutato tantissimo anche a capire bene in che direzione andare. Guarda, soprattutto Manuela, per quanto dimmi scusa, volevo anche parlare di Ilaria Passiatore, che certo. Ha montato anche l'ultimo video, che consiglio di vedere perché è proprio bello. Brava, e adesso poi ne parliamo anche di quello. Intanto comunque l'applauso per Ilaria, Michele e coloro che hanno partecipato alla composizione di questo EP, è per loro l'applauso, quindi certo. Io volevo chiederti una cosa, ha proprio un gran bel giro di basso questo brano, che sì. Mi nascondo nei desideri, ha un gran bel giro di basso ed è fantastico. Senti Manuela, lingua usata nelle vostre canzoni, prevalentemente immagino sia l'italiano, da quanto ho sentito. Sì. Sì, è l'italiano. Questo perché? Però ho cambiato in realtà, perché inizialmente scrivevo in inglese, e soprattutto perché venendo da questo background più soul e blues cantavo in inglese. Però anche questo era per sperimentarsi, io non cantavo in italiano da tantissimo tempo. Mm-hmm. E volevo trovare un linguaggio che mi appartenesse, perché comunque siamo italiani, quindi giusto. Volevo esprimermi nella mia lingua.
Beh, anche perché il messaggio che arriva, io credo che debba essere il più comprensibile possibile a chi lo ascolta. Sì, certo, quello assolutamente. Questa anche è la mia spesso... idea. Sì, spesso poi nei testi si coglie un po' quello che si vuole cogliere. A me piace molto scrivere in un modo che poi ognuno che ascolti colga anche un po' del proprio vissuto, che insomma vibri anche proprio a livello emotivo e personale. Quindi io scrivo delle cose, però poi voglio che anche gli altri le colgano a seconda della loro esperienza. Giusto, giustissimo, giustissimo direi, non c'è dubbio. Senti Manuela, allora poi la lingua usata nelle canzoni ne abbiamo parlato, la presentazione dell'altro elemento l'abbiamo anche tra virgolette già fatta, e la quantità di brani l'abbiamo anche già detta, perché questo è praticamente il primo EP, no? Dico bene? Sì, il primo EP, e all'interno ci sono 4 canzoni. Ok, noi ne avevamo parlato però in precedenza di un singolo, se non vado a ricordare male, giusto? Del singolo che è stato presentato a giugno o di questo? No, di quello che noi avevamo presentato qua su RCM 104 qualche tempo fa. Ah, ok. Mi pare sì, che fosse certo. Giugno. Tutto l'amore errato. Che avremo, sì, esatto. Come è andato poi quel brano? No, bene, devo dire, anche quello è stato accolto bene, poi era bello fresco e nostalgico, estivo, quindi avevamo indovinato bene a farlo uscire nel periodo. Signori, voi sentite la voce di questa bella signorina, se permettete, ma io vi invito a guardare e leggere soprattutto tra le righe di questa bella voce, perché ha una modestia che è davvero incredibile. È un gran bel gruppo, questo io ve lo consiglio. Anzi, a questo proposito ti chiedo, Manuela, se tu eventualmente volessi dare i vostri dati affinché gli ascoltatori che ascoltano questi brani qui da noi potessero magari avere anche il piacere di venirvi a trovare attraverso i social. Certamente, a noi farebbe molto piacere, sarebbe come entrare a casa nostra del resto. Prego, prego. Ci trovate su Instagram, su Facebook, poi su tutte le piattaforme musicali come Spotify, e poi su YouTube ci stanno anche i nostri video, quindi potete cogliere ancora di più l'essenza dei brani che stiamo presentando. Bene. Pensavo che avessi qualcos'altro da aggiungere, che sembrava no. Che andavi un po' più là. Infatti ho sentito il silenzio imbarazzante. No, no, però che ma figurati, dai, ma imbarazzante dei che, ma stai scherzando. Senti, cosa ci fai ascoltare, Manuela? Dai, adesso andiamo con tutto l'amore che avremo, così potete avere il piacere di riascoltare il primo singolo dell'EP. Ma sì, sono d'accordo con te, dai, ma sì. Signori, Emoji of Soul, tutto l'amore che avremo, il primo singolo che tra l'altro avevamo già presentato tempo fa. Ora noi ve lo riproponiamo quando sono esattamente 20 minuti dopo le ore 16. Buon ascolto. E sale su.
l'amore che avremo con Emoji of Soul. Tra l'altro sono quattro canzoni contenute in questo EP che noi vi consigliamo ovviamente di andare a scaricare dalle piattaforme di riferimento, che poi ci darà ancora la nostra amica Manuela. È uno di quegli EP davvero contenuto con brani insomma di un certo tipo, di un certo livello e con ottima fattura musicale. Ancora con mille complimenti a questi Emoji of Soul, Stefano Manuela. Grazie. Allora, grazie mille. Ma figurati, è dovere e un piacere oltretutto, perché vi ripeto, ce ne fossero di più che insomma, componessero musica così non sarebbe male. Non faremo tante sceneggiate quando si parla di musica italiana. E poi cosa vuoi, Manuela? Io la musica italiana la voglio vedere primeggiare su tutto. Quindi voglio dire, sfondiamo non una porta, un portone aperto. Sono allora... d'accordo, vero? Molto bene. Senti, allora, facciamo così, ti voglio fare una domanda. Cosa volete, avete già parlato, immagino, del futuro, no? Di questa band, tu e Stefano. Io voglio sperare di sì, ovviamente. Certo, sì, sì. E se voi avete voglia di svelarci qualche progetto futuro. Sì, sicuramente innanzitutto iniziare a suonare live, oltre che sognare live. Quello perché... però non dipende da voi, perché io quello che l'avreste già fatto, credo. È vero, esatto. No, però stiamo scrivendo, naturalmente non abbiamo mai smesso, e quindi anche con Max e con Michele stiamo pensando di fare nuova musica, quindi un nuovo CD, di fare qualcosa di più corposo, insomma, che non siano solo quattro canzoni, e abbiamo appena iniziato, quindi per il futuro sicuramente ci sarà altra musica. Bene, bene, bene. Senti, parliamo anche ovviamente, abbiamo parlato di questi contatti in rete, ce li vuoi ridare un pochettino, dove noi possiamo andare a trovare la vostra musica, specialmente le piattaforme dalle quali attingere la vostra musica? Sì, sì, tutte le piattaforme di musica online ci trovate, poi su Instagram, su Facebook pubblichiamo tutte le nostre canzoni, i nostri pensieri, e anche gli eventi futuri, gli appuntamenti come quello di oggi, quindi insomma, certo, ci potete trovare e conoscerci anche meglio in questo modo, grazie a internet, per fortuna. Grazie a internet si sono raggiunti livelli di contatto inimmaginabili, sì, qualche tempo fa, poco da dire. Senti, ci lasciamo con quale brano del vostro EP? Una sfida, l'ultimo. Una sfida? Sì, allora vorrei non svegliarmi, perché non voglio far sognare alla fine, sì. Perché? Perché questo brano, e soprattutto, questa è infatti una domanda che ti volevo anche porre quando avevo aperto diciamo la copertina dell'album, avevo visto questo titolo e ho detto, ma perché proprio non svegliarmi? Perché proprio come in un sogno un po' etereo, dove ci sono tante voci che si incastrano e dove mi sono proprio divertita, ho improvvisato, è stato bellissimo, e quindi anche per questo è l'ultima canzone, perché proprio a chiudere il cerchio che è stato poi costruire queste EP, che è stata un'esperienza bellissima. Signori, non svegliarmi, Emoji of Soul, grazie Manuela, grazie Stefano, grazie a tutti voi. All'etichetta di riferimento Massimiliano Lambertini di Resisto Dalca Record, Resisto Distribuzioni, grazie anche a Michele Guberti. Io spero di ritrovarti ancora qua tra qualche tempo, Manuela. Certo, bene, lo spero anch'io, e sono tanto contenta di averti sentito e di aver parlato con te, e spero che sia stato bello anche per voi. Ma assolutamente sì, assolutamente sì, senza dubbio alcuno. Andiamo ad ascoltarci questo brano, Non svegliarmi. Ancora un abbraccio, Manuela e Stefano. Grazie. Di Emoji of Soul, buon ascolto. Se sto sognando, lasciami in questo bosco, forse le fate mi salveranno.
principe azzurro non c'è.